Buongiorno, oggi siamo al Colorado Provençal, una delle più famose formazioni geologiche della Provenza, appunto, dove abbiamo le famosissime terre rosse, le ocre. Già in lontananza si intravede qualcosa, e anche là, ma siamo un po' contro luce. E durante questo bellissimo giro continueremo a parlare della storia del tè, e in particolare della storia del tè dall'epoca Qing a oggi. Iniziamo a parlare del tè in epoca Qing. La dinastia Qing si instaurò dopo quella Ming, dal momento che nell'ultimo periodo era già in grande debolezza e fu facile quindi abbatterla. La dinastia Qing è di origine Manchu, ma si integrò velocemente con la cultura cinese. Alcuni imperatori Qing portarono grandissime novità per quanto riguarda il mondo del tè. Citiamo sicuramente Kangxi e Qianlong. Ma per parlare di Kangxi facciamo un attimo un salto in studio. E rieccoci in studio e continuiamo in qualche modo la nostra piccola storia della porcellana cinese. Abbiamo già parlato della porcellana in epoca Tang, Song e Ming e adesso parliamo un attimo della porcellana in epoca Kangxi. Kangxi regnò per un periodo molto lungo, dal 1662 al 1722, e il suo regno fu veramente importante per il consolidamento della Cina, ma fu importante anche per lo sviluppo della porcellana. Infatti le porcellane bianco e blu del periodo Kangxi sono considerate tra le più belle e tra quelle di più fine fattura. Per quanto riguarda questo periodo vi volevo mostrare appunto queste quattro bellissime tazze, sicuramente tazze da tè, che forse erano state prodotte anche per l'esportazione, dal momento che presentano anche il piattino. La bellezza, la finezza e la sottigliezza della porcellana Kangxi era sicuramente per un uomo del 6-700 in Occidente inarrivabile. Come abbiamo detto in un video precedente, la formula della porcellana viene scoperta in Occidente solo all'inizio del 700 e bisogna aspettare la metà del 700 affinché la produzione diventi una produzione importante su larga scala. Prima di quel periodo l'unico modo di poter godere della bellezza della porcellana, dei servizi da tè, era quello di importarli dalla Cina. Ovviamente i costi non erano sicuramente bassi. Guardate che belle queste tazzine, sono quattro tazze e ognuna ha un decoro leggermente diverso. Anche i piattini sono davvero bellissimi. Ma oltre alla porcellana bianca e blu, nel Settecento in particolare e soprattutto a partire dalla metà del Settecento, in Cina iniziano a essere prodotte delle tazze con una particolare lavorazione proprio con lo scopo di venderle agli occidentali. E adesso ve le mostrerò. Infatti, verso la fine del periodo Kangxi, ma in particolare nel Settecento e dopo la metà del Settecento, iniziano a diffondersi moltissimo queste porcellane cosiddette marroni di Batavia. Batavia era il nome dell'odierna Giacarta, un porto dove i mercanti, in particolare olandesi, andavano appunto alla ricerca di porcellane. Di porcellane poi da rivendere ovviamente in Europa. Le cosiddette porcellane di Batavia o semplicemente Batavia sono caratterizzate da questo rivestimento lucido marrone appunto presente all'esterno e invece da decori di diverso tipo all'interno. In questo caso sono decori che ricordano un po' la famiglia rosa, decori floreali piuttosto delicati. Queste potremmo datarle intorno a fine 600, inizio 700, non più tardi della metà del Settecento. Anche queste porcellane nascono per lo più con l'intento di essere vendute proprio agli occidentali, che non conoscono ancora perfettamente le tecniche per produrre delle tazze o delle porcellane in generale così fine, così raffinate, così sottili. E torniamo all'aperto per concludere il video. E rieccoci. In questo periodo furono perfezionate tra l'altro moltissime lavorazioni, in particolare dei tè oolong. Si iniziarono a produrre i meravigliosi tè oolong di Wuxi. Il tè nero invece continua prevalentemente a essere esportato. Nel frattempo continuano a diffondersi le sale da tè, dove si giocava anche a scacchi, dove si andava a sentire musica e dove spesso avvenivano anche rappresentazioni teatrali, veri e propri luoghi di cultura. All'inizio del 1800 esistevano già tutte le tipologie di tè e il tè raggiunse la piena maturità, così come lo conosciamo oggi. Nel 1610 in Europa giunse il primo carico di tè.
All'inizio ebbe un'accoglienza tiepida, ma iniziò a diffondersi abbastanza velocemente. Medici e scienziati all'inizio ebbero alcuni dubbi sulle sue proprietà per la salute e lo ritennero dannoso a causa del contenuto di caffeina. Ma presto si diffuse e diventò una moda in Francia, in Olanda e soprattutto in Inghilterra. I più grandi importatori all'inizio furono i portoghesi e poi gli olandesi. Solo successivamente divennero gli inglesi. Si susseguono le varie compagnie delle Indie, prima olandese e poi inglese. Interessante leggere in alcuni documenti che già alla corte di Luigi XIV era presente il tè e veniva preferito da molti, tra cui dal cardinale Mazzarino, perché considerato più salubre e meno inebriante del vino. È alla corte di Francia che il tè iniziò a essere corretto con il latte per renderlo più amabile e meno astringente. Infatti il tè che proveniva allora era piuttosto tannico e veniva infuso con infusioni piuttosto lunghe. Grazie alla correzione con il latte diventò più delicato e iniziò a farsi strada anche verso il cuore delle dame, che iniziarono ad apprezzarlo. Con il tempo il tè iniziò a soppiantare addirittura la cioccolata. Luigi XIV apprezzava molto la bevanda e la considerava molto benefica per i suoi problemi di stomaco. Questo fu il periodo in cui operarono dei mercanti famosissimi come François Damant e Nicolas Mariage. Diedero il loro nome a dei marchi di tè ancora oggi famosissimi. Secondo la leggenda, invece, il tè giunse in Inghilterra grazie alla principessa Caterina di Braganza, di origine portoghese, che sposò Carlo II d'Inghilterra e che aveva l'abitudine di bere il tè con le sue dame. Iniziamo a preparare il tè. Ho portato questa bellissima teiera di un ceramista di Praga, perché mi ricorda un po' il colore delle ocre al momento che siamo in questo bellissimo luogo. Ed ecco un confronto, vedete, tra la teiera e là dietro le terre rosse, un po' lo ricordo, insomma. Per quanto riguarda il tè, oggi prenderò un Milan Siang, scelta quasi obbligata perché non avevo molti tè con me, avevo ancora un po' di Milan Siang, ma è un ottimo tè. Temo più che altro che l'acqua si sia raffreddata un pochino, perché è da stamattina che sono in giro. Sì, l'acqua si è raffreddata, però il tè sembra essere venuto comunque, non è così freddo. Ma torniamo a Londra, la data è il 1657, la prima volta che in una coffee house fu venduto del tè. Fin da subito promosso per le sue proprietà benefiche per il corpo e per la mente, ed ebbe rapidamente molto successo, comprato soprattutto dai ricchi aristocratici per regalarlo alle loro dame che già lo apprezzavano molto. Fu Thomas Twinings, un nome che conosciamo bene ancora oggi, ad inventare la tecnica del blending, cioè a mischiare tè provenienti da regioni diverse, una pratica che è prettamente occidentale, infatti in Oriente non usava assolutamente il tè. In Inghilterra questa tecnica diventa una vera e propria arte e diventerà poi anche una necessità quando il tè inizierà a essere prodotto anche in India. Ma fino al 1784 il tè era un bene altamente tassato e infatti esistevano tantissimi contrabbandieri. In particolar modo il tè veniva comprato dai mercanti olandesi e acquistato da mercanti inglesi in modo tale da non pagarci sopra le tasse. Il governo dovette correre ai ripari, riducendo moltissimo le tasse in modo da favorire la compagnia inglese. Al tè non è solo commercio, al tè sono anche legati degli importanti fenomeni di costume, come ad esempio l'introduzione dei cosiddetti tea gardens. Questi giardini erano dei luoghi di estrema eleganza, su modello delle ville rinascimentali. Spesso veniva ricercato un ambiente naturale, in contrasto con l'ambiente di città, che non era particolarmente apprezzato. In questi giardini si svolgevano delle feste private, all'insegna del lusso e del divertimento. Per alcuni decenni rappresentarono una vera e propria evasione, un luogo quasi paradisiaco nel quale poter fuggire. Un luogo che però favoriva anche gli incontri tra gli uomini e le dame. E quindi in poco tempo si trasformarono in dei giardini della perdizione e quindi la pratica fu rapidamente abbandonata. Purtroppo al tè sono anche legate alcune guerre. Infatti l'imperatore Qianlong aveva deciso che la Cina non aveva bisogno di nulla e aveva proibito quindi il commercio di tè. Gli inglesi, che ormai non potevano più farne a meno, decisero di attaccare la Cina, facendo scoppiare una guerra. In verità la situazione è un pochino più complessa, perché gli inglesi iniziarono a imporre la vendita d'oppio, dal momento che i cinesi non avevano bisogno di altre merci, ma molti cinesi iniziarono a far uso e abuso di oppio. A questo punto l'imperatore Qianlong decise di chiudere completamente ogni rapporto, proprio perché l'oppio stava diventando una piaga sociale, e scoppiarono così quelle che
tutti conoscono come le guerre dell'oppio. È proprio con le guerre dell'oppio che inizia l'imperialismo straniero in Cina e il controllo inglese su Hong Kong. Proprio a causa delle guerre dell'oppio che il tè fu introdotto in India. Fu mandato in Cina il famosissimo botanico Robert Fortune alla ricerca delle piante del tè, in modo tale da poterle poi piantare nelle regioni indiane, nell'Assam e nel Darjeeling, che poi diventeranno le regioni di maggiore produzione. La vicenda di Robert Fortune è molto affascinante, ma anche lunga, e quindi dedicherò un video intero. Giusto una curiosità, pensate che Robert Fortune si accorge che non esistono due piante diverse, una per il tè verde e una per il tè nero, come aveva creduto Linneo, ma che esiste una sola pianta e che le differenze sono semplicemente dovute alla lavorazione, come noi oggi tutti sappiamo. L'avvio della produzione indiana fu molto importante per l'Inghilterra perché i cinesi iniziarono ad adulterare il tè. Non siamo certi se per mascherarne il cattivo sapore o addirittura per avvelenare gli inglesi, perché furono trovate delle partite di tè con il blu di Prussia, che è un potente veleno. In ogni caso, l'avvio della produzione indiana servì di molto per ridurre la dipendenza dalla Cina per quanto riguarda la produzione di tè. Verso la fine dell'Ottocento il tè fu introdotto anche a Ceylon, in sostituzione di moltissime piantagioni di caffè che erano state distrutte da un fungo. Fu Thomas Lipton, l'imprenditore più noto, che operò questa trasformazione e con il suo motto "dal giardino del tè alla tazza" ebbe un grande successo e dalla metà dell'Ottocento moltissimi clippers, imbarcazioni agili e veloci, rifornivano l'Inghilterra quasi quotidianamente di tè. Per giungere ai giorni nostri possiamo dire che le bustine da tè furono inventate negli Stati Uniti nel 1908 e che sempre nel Novecento fu inventato il processo CTC, ovvero il processo di produzione di un tè molto frantumato, quasi polvere, proprio al fine di essere utilizzato all'interno delle bustine. Nel frattempo, verso la fine dell'Ottocento e i primissimi del Novecento, nell'Inghilterra vittoriana, il tè continua a essere un rito importantissimo. Il tè viene preso in tantissimi modi diversi, ma in qualche modo accomuna tutte le classi sociali. Cambia solamente il modo di prenderlo. Si parla di breakfast tea, il tè preso a colazione, di afternoon tea, un tè più raffinato, preso nell'alta società, ma anche il cosiddetto high tea, che diventa una vera e propria cena per le classi medie basse, e addirittura l'exhibition tea, un tè che viene preso in occasione di musei o mostre d'arte. Ma esiste anche il cosiddetto tea break, ovvero una sorta di pausa legata appunto al prendere il tè all'interno delle fabbriche, dove in particolare in quelle di una certa dimensione veniva assunta una donna, la cosiddetta tea lady, che preparava il tè da offrire agli operai come una pausa. Pensate quanto il tè entra nella vita quotidiana degli inglesi. In Francia, nonostante il tè sia arrivato molto presto, rimane però una bevanda elitaria. Il prezzo rimane estremamente alto e anche alla caduta della monarchia di Luigi Filippo il tè non è affatto diffuso tra le basse classi sociali. Anche in Italia il tè rimane piuttosto sconosciuto, abbiamo alcune menzioni già all'inizio del 600, ma in verità non viene quasi mai bevuto prima dell'inizio dell'Ottocento. Per concludere, torniamo alla Cina. Possiamo dire che il tè accompagnò la vita di molti cinesi di tutte le classi sociali, almeno fino alla rivoluzione comunista, fino al 1948. Da quel periodo il tè subì un rapidissimo declino e moltissime sale da tè furono chiuse, molte produzioni di tè abbandonate. Il tè in Cina però rinasce negli anni 80, in particolare negli anni 90, e da allora la Cina è ritornata a essere il più grande produttore al mondo. E con questo abbiamo finito, spero che vi sia piaciuta quest'ultima parte della storia del tè e che vi siano piaciute anche le bellissime terre colorate di Provenza. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like o un commento, un saluto e al prossimo video!